Ho già invertiti le posizioni tra Strootman e Paredes. Scivola Manolas, concede l'opportunità a Parolo, il cross verso il centro e poi la deviazione, si distende Alisson, non riesce ad evitare il calcio d'angolo e questa volta il pericolo viene corso dalla difesa della Roma. L'avete visto per lo scivolone di Manolas che ha perso naturalmente la posizione, ha dato la possibilità alla Lazio di attaccare con Parolo e poi la deviazione di Emerson in recupero ha evitato guai peggiori perché c'era in agguato Ciro Immobile. Ora è riuscito ben in 12 occasioni a trovare la via del gol. Milinkovic, il colpo di tacco per Immobile al limite dell'area, prova la conclusione con il destro Immobile, respinge Alisson, c'è Lukaku, il sinistro termina sul fondo, pericolosa la Lazio. Giusta l'idea di Lukaku di tirare al volo in questa circostanza, anche perché lo aveva sul suo piede naturale e poteva solo ed esclusivamente calciare, non poteva fare altra scelta, non poteva avere altra scelta, però l'intesa che c'è stata tra Milinkovic e Immobile è stata veramente ottima. Attenzione da parte dei giocatori della Roma, perché loro quando ripartono in velocità, al di là di quelle che sono le qualità, si trovano sempre molto bene. Ha cercato invece la soluzione personale, ma non è stata la soluzione giusta. Immobile, mentre va a terra Lukaku, Immobile cerca il dribbling su Rudiger, gli riesce, punta deciso verso l'area avversaria, viene incontro Felipe Anderson, ancora Immobile, conclusione a giro con il destro, pallone alto. Ha perso il tempo per darlo a Felipe Anderson, nel momento in cui il 10 della Lazio prende l'anticipo su Manolas gliela devi dare subito, altrimenti esce fuori dallo specchio della porta e poi dopo diventa complicato con il sinistro andare a fare un tiro in diagonale. A quel punto Immobile non può far altro che cercare la conclusione personale. Asse il pallone che viene controllato da Biglia, Milinkovic va in profondità, ancora Lukaku, il pallone per Felipe Anderson che cerca l'accelerazione, va via Felipe Anderson, il cross basso, l'intervento e il vantaggio della Lazio con Milinkovic, grande azione di Felipe Anderson sulla corsia di sinistra, pallone messo indietro, è arrivato di gran carriera Milinkovic che ha battuto di prima intenzione sorprendendo Alisson, 1-0 per la Lazio alla mezz'ora del primo tempo, l'esultanza di Milinkovic. Felipe Anderson punta 1-1 in area di rigore, riesce a saltare Rudiger e a rimorchio arrivano 3 giocatori della Lazio pronti a sfruttare il suo retropassaggio. Il più veloce di tutti, quello in anticipo, quello più vicino al primo palo è stato Milinkovic Savic e di prima è riuscito a trovare il gol. Milinkovic che aveva cominciato l'azione, poi è stato netto lo scatto di Felipe Anderson su Fazio che non ha abbozzato l'intervento rischiando ovviamente, evitando di rischiare un calcio di rigore. Il pallone poi è arrivato a Milinkovic, lo rivediamo che da ottima posizione ha seguito l'azione, ha aperto l'interno del piede destro, ha segnato sul primo palo. Questa è l'esultanza di Simone Inzaghi, Immobile sul dribbling di Felipe Anderson che gli ha completamente preso il tempo. Paredes, Nainggolan, prova il traversone a cercare Dzeko, Dzeko la deviazione di testa, sfiora subito il pareggio la Roma con Dzeko, colpo di testa di poco sopra la traversa, era riuscito a sfuggire alla marcatura di De Vrij. Ha cercato la cosa più difficile, andarla a girare da quella situazione, da quella posizione era difficile poterla mettere sul secondo palo. Si infilano in 2-2, Felipe Anderson Immobile, servito Immobile, non accelera su Manolas che è un passo molto molto veloce, prova a puntarlo successivamente, è bravo Manolas, il pallone arriva a Parolo che sfiora il gol del 2-0 con una grande conclusione che accarezza l'esterno della rete e termina sul fondo. Tutto questo nasce da quell'intervento a centrocampo, dove avevamo detto all'inizio del secondo tempo devi fare la marcatura preventiva, non devi permettere a Immobile di andare in possesso palla perché poi altrimenti innesca questo tipo di situazioni. Eccola la conclusione di Parolo, destro a giro. Hai detto benissimo, una sta facendo la partita che voleva fare e mi riferisco alla Lazio. Opportunità adesso per Salah che prova la conclusione, il pallone termina fuori, non di molto. L'altra e qui ha trovato la linea di passaggio. Sì, qui sono riusciti a trovarla anche per un attimo, secondo me. Anche per il movimento di Salah, qui si vede benissimo, è stato bravo a smarcarsi al lato di De Vrij, conclusione che ha toccato il palo, che ha preso il palo, palo esterno ed è terminata sul fondo. Ma c'è stato un attimo di deconcentrazione da parte dei giocatori della Lazio. Il passaggio verso Biglia. C'è spazio adesso per Parolo che prova a girarsi, mette in movimento Immobile che viene pescato però in posizione di fuori gioco. Il gol successivo non vale perché l'azione è stata precedentemente fermata su El Shaarawy. Chiude bene De Vrij, Keita prende posizione su Manolas, ancora Keita attaccato da Manolas e anche da Emerson, va via Keita, riesce a superare Manolas, si muove bene Immobile, Immobile, il 2-0 della Lazio, ha segnato Ciro Immobile al 78esimo minuto su grande azione di contropiede di Keita che ha sfruttato un'indecisione di Manolas che non è riuscito a marcare l'avversario, gli ha lasciato l'opportunità di arrivare sul fondo, cross preciso per Immobile che si è smarcato sul secondo palo e da un metro non ha avuto alcuna difficoltà a battere Alisson.
Keita è stato l'artefice di questo gol, bravo nell'andare a cercare la palla, nell'aspettare il rientro dell'avversario, nell'andare l'uno contro uno, arrivare in area di rigore, resistere anche ad un ipotetico intervento da dietro da parte di Manolas, nel momento in cui è arrivato poi in area di rigore con grande precisione ha cercato il compagno che non doveva far altro che metterla dentro. Il gol di Immobile, il 16° in stagione, secondo in Coppa Italia dopo i 14 in campionato, va detto che in entrambi i gol della Lazio è stato decisivo. L'uno contro uno vinto dalla persona, dal calciatore che poi ha fatto l'assist, Felipe Anderson contro Fazio in occasione del primo gol, e in questo caso invece Keita contro Manolas. L'uno contro uno vinto dal giocatore della Lazio ha spianato la strada al gol prima di Milinkovic e adesso di Immobile. Come abbiamo... di De Frey ai danni di El Shaarawy. Poi arriva Fazio, il cross ancora per El Shaarawy, arriva Strootman, non tenta la conclusione, serve Emerson, il sinistro di Emerson, la deviazione, il grande riflesso di Stracoscia che mette il pallone in calcio d'angolo. Stracoscia salva la Lazio in questa occasione.